Sono molto agitata. Sono. Beh, sono uscita dalla sala. Sono un po' commossa, un po'. Sì, emozionata, sudaticcia. Sto ripensando. Spero di aver dato delle risposte intelligenti a delle domande molto originali. E quindi. Non lo so. Sono spaventata. E poi il peggio è passato. Che poi era il meglio, però. Senza offese. No, veramente, veramente la sala. Io appena l'ho visti ho cominciato a slacrimare perché sono una mamma piagnona e mi commuovo facilmente e quindi ho visto tutti i possibili figli e tutti i parenti, ecco, mi sembravano tutta una famiglia molto. Per fortuna adorabile e adorante, e quindi questo ti mette un po' a tuo agio, ma l'impressione è sempre: sarò all'altezza di avere a che fare con domande pulite, non contaminate da nulla, che vengono soltanto dalla curiosità e dall'intelligenza e dalla libertà. Questo non ci capita mai, e quindi quando ti trovi di fronte a delle domande molto specifiche su cose che hanno letto, si ricordano della tua vita, carriera, è sempre emozionante. Infatti io avrei avuto voglia di sentire tutte le domande che c'erano e non le mie risposte. Ecco, quello sarebbe stato per me lo spettacolo. Che cosa mi chiedono gli adolescenti? I ragazzi di quell'età che poi non hanno vissuto la maggior parte della mia carriera, cioè tutta la fase imitazioni, satira, questi non erano nati. Infatti mi fa molto impressione quando i ragazzi mi fermano per strada e mi dicono: ma lei è l'idolo di mia madre! E io che mi sento sempre una ragazzina, quando si avvicinano penso di essere subito coetanea, invece poi c'è questo strappo che mi riporta alla realtà e pazienza, ho una lunga carriera, vuol dire. Non so se si tratta della televisione di prima, le piattaforme, perché poi finché non hai un progetto tuo non ti ci scontri, cioè io sono stata. Ho partecipato ad alcuni progetti di alcune piattaforme, felici per fortuna, e di successo, mi è andata bene, ma a volte un po' alla cieca. E non so se questo è cavalcare, è capire, bisognerebbe sì, avere un proprio progetto per vedere, che poi è un po' quello che si racconta in Boris, è affrontare la novità, secondo me, per gli attori, comici e non, per chiunque adesso la sfida è paradossalmente esistere soltanto come immagine, quindi sui social. E quindi per esserci devi avere contenuti da mostrare e se non ci sei hai un po' l'impressione di essere dimenticato. Che poi è una trappola, perché invece gli attori che ad esempio stanno in scena a teatro tutte le sere ci sono per il pubblico molto di più che noi che facciamo una cosa e poi campiamo dei clip per mesi e mesi. Boris per me è casa. Boris per me è. Si dice sempre quando si finisce un progetto, quando ci sono le conferenze stampa in cui si presenta il lavoro che si è fatto, di solito gli attori e tutti tendono a dire che siamo diventati una grande famiglia. Boris, io ho sempre detto che non è una grande famiglia, ma è un condominio con tante famiglie, perché poi noi siamo tanti, alcuni sono amici da quando andavano alle medie. Si sono frequentati per periodi, si sono creati gruppi e gruppetti, vacanze, settimane bianche, figli che sono diventati amici, per cui è veramente, per me è proprio un condominio in cui a volte non ti parli con qualcuno, poi ci fai pace perché lo incontri sulle scale. Per cui è tantissime cose, Boris. E io, come tanti fan, mi sono sentita orfana per i 15 anni, 10, 12, non ho mai capito quant'è stata la vera assenza in cui non c'è stato, in cui le persone mi fermavano dicendo: ma mi manca tantissimo Boris! E io dicevo: manca a me! A me di più di te! Perché
io sono spettatrice dentro, fuori, poi l'ho rivisto durante il lockdown come molti perché l'hanno messo su una piattaforma e quindi tanti l'hanno scoperto, tanti l'hanno fatto vedere ai figli che non erano nati, c'è stata un'esplosione di cose per cui sembrava una novità. Questa settimana, numero uno, Friends, capito? Per cui Boris è cult, è stata la riscoperta di tanti modi di dire che persone giovani usavano e non sapevano da dove venivano e quindi li usavano un po' a cazzo di cane. Ecco, invece hanno trovato la citazione nella citazione ed è stata una tra le prime be belle serie italiane, molti dicono la più bella, poi se ne sono fatte altre altrettanto belle, insomma adesso ce ne sono di serie e siamo tutti felici che si possano fare delle cose belle. Parlo per la categoria degli spettatori. La comicità, no, indispensabile un po' tanto, è molto utile. Secondo me indispensabile è l'ironia, non si riesce tanto ad avere a che fare con persone che non colgono l'ironia, che si irrigidiscono, che non capiscono le battute, gliele devi spiegare e anche dopo non le capiscono lo stesso. E ecco, diciamo, con questo io ho molta difficoltà a rapportarmi alla mancanza di ironia. Ciao ragazzi di Giffoni, io sono. Vorrei che mi mandaste, non so chi di voi può farlo, la clip che mi avete mostrato all'inizio con i vostri saluti, quindi io rispondo ai vostri saluti un po' più moscia perché sono da sola e invece vorrei avere il materiale di tutto il vostro entusiasmo. Grazie mille.